Bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Allenatori, visto che sono state annunciate le mega evoluzioni, oggi andiamo a vedere tutti i Pokémon che attualmente si possono mega evolvere all'interno del game e maggiori dettagli su quale sarà il Pokémon più forte praticamente con maggiori punti lotta con la mega evoluzione. Allora raga, oggi mi trovo su Pokémon Go Hub, sito veramente molto utile, molto organizzato, mettono sempre cose molto molto utili riguardante il game. Se scorriamo in basso qua, ecco qua che praticamente iniziano, ma io raga, attenzione, ho già fatto vedere qualcosina, volevo iniziare dal basso perché praticamente sono stati messi per ordine di punti lotta, praticamente da quello che facendo la mega evoluzione ottiene meno punti lotta fino al più forte, che lo vediamo dopo. Attenzione perché ci viene detto che i Pokémon con l'asterisco accanto ai suoi punti lotta sono state modificate le sue statistiche. E allora eccoci qua, iniziamo appunto tra virgolette con quelli meno forti. Se vediamo l'asterisco, vedete dove ci sono i punti lotta, vuol dire che le sue statistiche da quando hanno inserito il Pokémon all'inizio nel corso fino adesso praticamente gli sono state modificate le statistiche. Allora ragazzi, eccolo qua, Sableye, l'ultimo, lo vedete qua Sableye, magari ingrandendo anche un attimino, possiamo fare così direi. Eccolo qua, Sableye, ragazzi, che vediamo la forma normale, eccolo qui normale, il tipo lo sappiamo bene, spettro buio, con presumo sia il 100% che inseriscono qua, 1476 punti lotta, mega Sableye, eccolo qua, che si va a presentare con il diamante enorme, cioè con gli occhi rossi, veramente stupendo, che ce lo dia a noi, quel diamante, dannazione. Rimane sempre un Pokémon di tipo buio spettro, arriva a 1943 punti lotta. E ogni singolo Pokémon che andiamo a vedere, vediamo se farà la svolta all'interno del game, ragazzi. Saliamo, quindi andiamo con Mawile, eccolo qua Mawile, acciaio folletto, 1634 punti lotta al 100% sempre, mega Mawile, cioè guardate ragazzi che diventa assurdo, veramente una pianta carnivora ancora più cazzuta, possiamo dire. Stesso tipo, rimane lo stesso tipo e arriva con dei PL 2381. Sale di abbastanza, almeno raggiunge i 2000. Arriviamo a Medicham, Medicham che è psico lotta. Il 100, 1431 punti lotta. Mega Medicham che, ragazzi, qua è anche lui, cosa, un turbante in testa gli hanno messo, oddio. Rimane lo stesso tipo, non arriva a 2500 punti lotta, rimane 4 sotto, 2496 punti lotta per Mega Medicham. Ok, arriviamo a Udino, raga, Udino che devo ancora trovarne uno forte, devo dire la verità, tipo normale, 1682 punti lotta. Mega Audino che sembra lucente così, sembra l'ascensione di veramente simpatico. Normale, qua cambia il tipo ragazzi, da normale, normale folletto e arriva con dei PL 2525, 2525. Ok, ci sta, vedete che salti abbastanza anche lui. Altaria, Altaria ragazzi, bellissimo, abbastanza importante all'interno del game, soprattutto nelle lotte PvP, lo sappiamo bene. Drago Volante, Drago Volante, 2004 punti lotta, stiamo parlando sempre del possibile 100, ragazzi, presumo appunto i PL che vanno a inserire qua sia il 100, non ha senso mettere l'80%, cavolo ne so. Mega Altaria che pazzesco ragazzi, cioè, ma cosa gli hanno fatto lì? Già quelle ali nuvole, cioè che ha nella forma normale, qua dentro quella nuvoletta si va veramente a aprire.
Stavolta perde il tipo volante e rimane quello drago, ma diventa folletto. 3171 punti lotta. Qua, raga, già cominciamo a salire, ecco, i punti lotta. Attenzione, attenzione qua, i Pokémon si fanno veramente importanti. Arriviamo a Kamerut, che fino adesso diciamo che è stato un po' snobbato come Pokémon, anche se a parer mio è molto bello questo cammello, raga. Fuoco-Terra, 2193 punti lotta, Mega Kamerut. Ragazzi, veramente, cioè, col vulcano, ha sopra il vulcano, bellissimo, bellissimo. Poi da rosso arancione diventa quasi bianco, vediamo, molto bello. Rimane con gli stessi tipi, Fuoco-Terra, e arriva a 3229 punti lotta. Assurdo, ragazzi, vedete che ci alziamo sempre di più. Chiaramente questi punti lotta, facendo la mega evoluzione, sono stati calcolati con le attuali formule che abbiamo all'interno del game, quindi sono un po' da prendere con le pinze, ragazzi, ma più o meno dovrebbe essere così, più o meno, attenzione. Arriviamo a Gleli, che io lo usavo abbastanza, ragazzi, nelle lotte PvP. Ci stava di tipo ghiaccio, vediamo qua, 2105 punti lotta, Mega Gleli, bello, bello, ragazzi, veramente pazzesco anche lui. Rimane di tipo ghiaccio e arriva a 3230 punti lotta, Gleli, ragazzi, Gleli, bello, bello. Ma tutte le mega evoluzioni che vediamo oggi sono veramente stupende, ragazzi, le mega evoluzioni veramente belle. Arriviamo a Sharpedo di tipo buio acqua, il 100 è 2181 punti lotta, Mega Sharpedo, anche qua, raga, che prende quelle, non so, quei graffi, possiamo dire, quelle cicatrici gialle, diciamolo così, però resta pur sempre uno squalo a metà, perché se all'interno del game l'abbiamo catturato o fatto evolvere, lo giriamo e praticamente finisce lì, non c'ha la coda, rimane uno squalo a metà. Peccato, raga, peccato, non so come mai l'hanno fatto così. Tipo acqua buio, mega evoluzione, 3285 punti lotta. Ed ecco qua uno dei Pokémon che tanti allenatori sperano di trovare shiny all'interno del game. Anche il sottoscritto, ragazzi, Absol Shiny mi manca. Eccolo qua, di tipo buio, 2526 punti lotta, Mega Absol. Ma ragazzi, ma cosa c'è? Ma veramente c'è? Con le ali lì, bellissimo, Absol. Tenete conto appunto che poi le mega evoluzioni shiny sono ancora, ma non dico niente, ragazzi, lo sapete, epico, epico. E tra poco, ragazzi, stiamo per vedere la mia mega evoluzione preferita. Veramente ci arriviamo. Mega Absol che arriva a 3312 punti lotta. Dopo sopra abbiamo Beedrill, raga, Beedrill, che abbiamo appena concluso il Community Day di Weedle. Weedle Shiny, potevamo trovarlo Shiny, quindi pensate, Mega Beedrill Shiny, veramente stupendo, ragazzi. Beedrill di tipo coleottero veleno, arriva a 1846 punti lotta, Mega Beedrill, che ero già andato a vederlo quando ho saputo appunto delle mega evoluzioni e avevamo in programma il Community Day di Weedle. Bellissimo, ragazzi, bellissimo, molto molto figo anche lui, questa vespa veramente potente. Il tipo rimane uguale, coleottero veleno, Mega Beedrill 3394 punti lotta. Vedete, ragazzi, che immaginate quale sarà il primo, quello con più punti lotta. Partono le scommesse, scrivetelo sotto nei commenti. Arriviamo a Bomasnow, di tipo erba, ghiaccio, 2362 punti lotta, Mega Bomasnow. Ma ragazzi, ma cosa c'è? Sembra un ragno, un ghiacciolo ragno, un ghiaccio ragno. No, bellissimo anche lui. Tipo rimane uguale, Mega Bomasnow, 3406 punti lotta. Assurdo, ragazzi, assurdo. Manectric, eccolo qua, Manectric, sappiamo di tipo elettro, molto figo, ragazzi, lui. A me, sapete che piacciono personalmente i Pokémon di tipo elettro, 2340 punti lotta, Mega Manectric. Ma guardate, ragazzi, diventa ancora di più, sembra proprio un fulmine. Qua il tipo elettro, se chiedi a qualcuno di che tipo è questo Pokémon,
penso che la prima cosa che viene è l'elettricità, quindi di tipo elettro, è proprio un fulmine, rimane di tipo elettro, mega 3581 punti lotta, ragazzi. Vediamo se il prossimo supererà i 3500 punti lotta, 3600 a dire la verità, vabbè. Arriviamo a Banette di tipo spettro, 2298 punti lotta, mega Banette, bello ragazzi, bello, ma guardate con quel viola poi, stupendo, stesso tipo, mega Banette 3595 punti lotta, quindi non arriviamo per poco al 3600, arriviamo a uno dei Pokémon veramente amato da molti allenatori, ragazzi, PJ che è un simbolo ormai di Pokémon, ma qua parliamo chiaramente dell'evoluzione, lo vediamo qua. Pidgeot di tipo normale volante, 2129 punti lotta, mega Pidgeot, che io avevo la carta Pokémon, ragazzi, l'avevo trovato, full art lì o cos'era poi, l'avevo già visto, quindi bellissimo, ragazzi, bellissimo, cioè non è un falco né un'aquila, però dalle dimensioni è mastoso lì, è tutto veramente molto molto figo. Rimane di tipo normale volante, 3000, ecco qua che superiamo il 600, 3693 punti lotta, ragazzi, cioè mega Pidgeot, bellissimo. A chi arriviamo? Venusaur, ragazzi, di tipo lo conosciamo benissimo ormai, lui primo starter della prima generazione, Bulbasaur, cacchiarola, ragazzi, di tipo erba, veleno, 2720 punti lotta, mega Venusaur. Attenzione, raga, qua diventa proprio un'oasi con tutte quelle piante, le palme, il fiore addirittura in testa, molto molto figo, anche lui rimane di tipo erba veleno, 3699 punti lotta per lo starter di Kanto. Saliamo e arriviamo a Steelix, ragazzi, Steelix che devo dire ormai secondo me non gli hanno mai dato la vera importanza a questo Pokémon, che ce l'aveva anche Brock all'interno delle anime Onix, chiaramente, dopo andando avanti ha preso, lui ha fatto l'evoluzione, mi pare, però secondo me è molto molto bello Onix e soprattutto Steelix, ma attenzione alla sua mega evoluzione di tipo acciaio terra, 2414 punti lotta, mega Steelix, ragazzi, pensate, mega Steelix shiny. Di chi voi allenatori, di chi voi ha trovato Onix Shiny, potrà avere lui, veramente mega Steelix Shiny, bello ragazzi, bello. Acciaio terra, 3671 punti lotta per mega Steelix, assurdo ragazzi, assurdo. Arriviamo a Slowbro, Slowbro che sembra quasi una barzelletta, ragazzi, la mega evoluzione di Slowbro, però ce l'abbiamo ed è anche abbastanza simpatico come lo Slowbro normale, perché mega Slowbro, vediamo subito, di tipo acqua psico, 2545 punti lotta, mega Slowbro che si va a infilare in questa conchigliona, ragazzi, con le zampette fuori, cioè, ma anche lui simpaticissimo, rimane di tipo acqua psico, 3772 punti lotta. Mega Slowbro, stiamo parlando, raga, cioè una cosa assurda. Andiamo su e arriviamo a Charizard, eccolo qua, uno dei miei Pokémon preferiti, ragazzi, cioè Charmander, a chi non piace Charmander, e soprattutto Charizard, fuoco di tipo volante, cioè che può volare, bellissimo, bellissimo. Vediamo qua, fuoco volante, appunto, 2889 punti lotta, mega Charizard, e attenzione raga, attenzione, mega Charizard X, il tipo sarà fuoco drago, 3851 punti lotta, per Charizard, ragazzi, mega Charizard X, cioè che poi nero, chissà com'è la forma shiny, ragazzi, shiny mega Charizard X, cioè rimane nero? Lo scopriremo presto, ragazzi, lo scopriremo prestissimo. Charizard allenatori ha due mega evoluzioni, ma non la vediamo subito perché l'altra mega evoluzione è molto più potente, cioè nel senso ha più punti lotta, quindi non è stata inserita subito qua. Stiamo facendo una classifica delle mega evoluzioni con più punti lotta.
arriveranno veramente assurdo, ragazzi, assurdo. Arriviamo a un Doom, di tipo buio, fuoco, 2635 punti lotta, mega Ondoom. Ragazzi, con quelle corna, un cane molto incazzoso anche lui, cioè... Queste mega evoluzioni fanno veramente paura, ragazzi. Trovarsene davanti uno, ammazza. Di tipo fuoco, buio, mega Ondoom, 3843 punti lotta. Però mega Ondoom, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, le mega evoluzioni, secondo me, faranno veramente la svolta all'interno del game. Arriviamo quasi ai 4000, attenzione. Saliamo di uno, Kangaskhan. Kangaskhan che è regionale, lo sappiamo bene, ragazzi. Magari molti di voi allenatori non l'hanno ancora registrato, peccato. Era stato rilasciato nelle uova da 7 km un anno fa, forse. Addirittura Shiny, io ne ho registrati parecchi, lo Shiny suo non l'ho trovato. Avevo trovato Tauros perché facevano la rotazione, no, che rotazione, hanno inserito tutti i regionali all'interno delle uova da 7 km, tutti Shiny. Normale, tipo normale, 2586 punti lotta, mega Kangaskhan che tira fuori il figlio, ragazzi, eccolo qua, il figlio che i baby, diciamo, di Kangaskhan sono viola, cioè perché vedete cambia proprio il colore del corpo di questi Pokémon, si vede che poi crescendo baby Kangaskhan diventa con quel marroncino, sarà così, raga, rimane tipo normale, 3851 punti lotta. Mega Kangaskhan. Salendo arriviamo a un altro starter di prima generazione. Eccolo qua, Blastoise, ragazzi. Blastoise di tipo acqua, chiaramente. 2466 punti lotta. Mega Blastoise. Assurdo, cioè, ma con questi cannoni, ragazzi, che qua avrà un getto della Madonna, un idropompa qua, assurdo. Di tipo acqua, 3950 punti lotta. Ci avviciniamo veramente a un soffio ai 4000, ragazzi. Anche Blastoise molto potente. Ed eccolo qua, ragazzi, invece il tipo erba, Sceptile. Sceptile molto molto bello anche lui, cioè bellissimo, ragazzi. 2757 punti lotta, mega Sceptile. Bello, ragazzi, bello, cioè con la mega coda, mega evoluto, mega coda, un po' rossa, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Cosa anche delle spine, stupendo, stupendo. E diventa di tipo drago, ragazzi, erba drago. Farà veramente la svolta, secondo me, all'interno del game questo Pokémon. E arriva a 4069 punti lotta. Mega Sceptile, ragazzi. Starter veramente assurdo, Shiny poi deve essere veramente bellissimo, Mega Sceptile, salendo, eccolo qua, e la Scizor, ragazzi, che molto molto bello anche lui, io sto parlando dello Shiny, perché Scizor Shiny, lo sappiamo, ragazzi, si presenta verde, con un verde poi stupendo, bello acceso, e qua Mega Scizor Shiny, sarà secondo me stupendo. Di tipo coleottero, acciaio, 3001 punti lotta, mega Scizor. Eccolo qua, immaginatevelo se rimane, se la mega evoluzione, facendo la mega evoluzione non so se rimane gli stessi colori, ragazzi, in teoria no, ma staremo a vedere, spero che rimane verde e diventerà assurdo. Di tipo coleottero, acciaio, 4088 punti lotta per mega Scizor. Assurdo, ragazzi. Eccolo qua, un altro bellissimo Pokémon di prima generazione, poi bello, bello, ragazzi. Aerodactyl di tipo roccia volante, 2783 punti lotta, mega Aerodactyl. Ma che belle sono, ragazzi, le mega evoluzioni, ma veramente stupende. Il tipo roccia volante, 4119 punti lotta. Ma assurdo, ragazzi, cioè, per un Aerodactyl. Voi magari da un uovo da 10 schiude, o dalle missioni, visto che se ne trovava qualcuno dalle missioni, trovate un Aerodactyl magari 100%, fate la sua mega evoluzione, che staremo ancora a vedere come inseriscono la mega evoluzione all'interno del game, arriveranno presto informazioni, news. Assurdo, mega Aerodactyl, cioè supera i 4000 punti lotta. Eccolo qua, Blaziken, altro starter, ragazzi.
di tipo fuoco lotta, 2848 punti lotta, Mega Blaziken. Mega Blaziken, che ragazzi, ma cosa dietro? Cosa sono, delle code infuocate? Bellissimo, bellissimo. Tipo fuoca e fuoca. Fuoco lotta, 4162 punti lotta. Ma quanti PL sono, ragazzi? Quanti PL? Ripeto, prendeteli con le pinze questi punti lotta approssimati delle mega evoluzioni, perché Pokémon Go Hub ha fatto dei calcoli approssimativi rispettando la formula che c'è attualmente all'interno del game, eh? Quindi non è che si è inventata roba, più o meno saranno così, ripeto. Arriviamo a Aggron. Aggron di tipo roccia, acciaio, 3000 punti lotta, Mega Aggron. Assurdo, ragazzi, ma che potenza, guardatelo. Questo Pokémon, secondo me, è un Pokémon da palestra. Voi conquistate una palestra, lo inserite dentro perché ha un bordello di difesa, veramente assurdo, di tipo acciaio. Qua diventa di tipo acciaio, a Mega Aggron, 4163 punti lotta. Ragazzi, a chi arriviamo? Pinsir. Pinsir, ragazzi, Pinsir di tipo coleottero, 2959 punti lotta, Mega Pinsir. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Qua le corna crescono addirittura delle altre corna sulle corna, con diventa di tipo volante, infatti gli spuntano le ali. Ma Mega Pinsir, secondo me, fino adesso non l'ha usato nessuno, qua lo useranno in parecchi. Vediamo quando li inseriranno, ragazzi, tutte queste mega evoluzioni di tipo coleottero volante. Questo Mega Pinsir, 4183 punti lotta, Mega Pinsir. A chi arriviamo? Ampharos, eccolo qua, Ampharos, chiaramente di tipo elettro, 2852 punti lotta, Mega Ampharos. Con i capelli, ragazzi, con i capelli. Qua, secondo me, è in conflitto, è partita la sfida tra Mega Ampharos e chi era, Ductrio di Alola, se non sbaglio, con i capelli, pure lui. Bellissimi, ragazzi. Mega Ampharos di tipo elettro, drago. Anche qua farà la svolta, 4256 punti lotta. Assurdo, assurdo. Eccolo qua ragazzi, il mio Pokémon preferito e la mia mega evoluzione preferita. Pensate, Gengar Shiny è più o meno simile, lo sappiamo ragazzi, più o meno simile alla forma normale, perché il viola cambia veramente di poco, diventa leggermente più chiaro, quasi quasi non si vede che è Shiny. Gengar di tipo veleno spettro, 2878 punti lotta, Mega Gengar. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Mega Gengar così è già fighissimo. Pensate, Shiny, che ho visto delle immagini, è bianco. Diventa bianco, ragazzi, perché fa diventare bianchi i Pokémon avversari. È veramente ultra, ultra potente. L'ho provato anche in Pokémon Pokken, se non sbaglio il nome, della Nintendo Switch. I Pokémon che scegliamo, i Pokémon e possiamo lottare. Possiamo ottenere, appunto, avere, scegliere come lottatore Gengar e lo possiamo mega evolvere in Mega Gengar, che diventa così assurdo, ragazzi. Una potenza della Madonna! 4337 punti lotta! Devo averlo, Mega Gengar, rimane dello stesso tipo. Bellissimo, bellissimo. Arriviamo a Alakazam. Alakazam di tipo psico, 3057 punti lotta, Mega Alakazam, che si va a sedere, ma tutte queste posate, ragazzi, è pronto a apparecchiare la tavola, la Mega Alakazam. Eccolo qua, rimane di tipo psico, arriva 4367 punti lotta, Mega Alakazam. Eccolo qua un altro starter, Swampert, che è già importante all'interno del game. Qua vediamo se farà ancora di più la svolta, ragazzi. Di tipo terra, acqua, 2974 punti lotta, Mega Swampert. Che gli crescono le zampone, ragazzi, diventa veramente un palestrato, cioè sembra una forza della natura qua, assurdo. Di tipo acqua, terra, rimane. Ma ragazzi, ma guardate, punti lotta, 4417.
assurdo, stiamo arrivando a PL veramente alti. Eccolo qua infatti Charizard, l'altra forma mega evoluta di Charizard. Abbiamo visto Charizard, lo conosciamo bene, di tipo volo, ormai mi viene a dire volo, non volante e fuoco. 2889 punti lotta, mega Charizard Y, perché abbiamo la X che abbiamo visto prima, quella nera, e la Y, ecco qua, molto più snello possiamo dire. Bellissimo ragazzi, bellissimo, di tipo volo, volante, fuoco, 4480 punti lotta. Arriviamo a Gardevoir ragazzi, lo conosciamo anche lui, Pokémon da Community Day, psico, folletto, 3093 punti lotta, mega Gardevoir, 4513 punti lotta. Rimane dello stesso tipo ragazzi, ormai sono troppo contento, non vedo l'ora di queste cavolo di mega evoluzioni. Gyarados ragazzi, Gyarados, lo conosciamo strabene pure lui, cioè viene fuori, aspettate, da lui, eccolo qua, Magikarp, anche qua sono molto curioso ragazzi di vedere poi mega Gyarados Shiny, perché sarà veramente pauroso. Gyarados 3391 punti lotta, mega Gyarados, che diventa assurdo ragazzi, con le ali quasi quasi, dietro le mega pinne, di tipo acqua, buio, diventa 4727 punti lotta. Qua veramente ci alziamo di un botto ragazzi, ci avviciniamo ai 5000, 5000 punti lotta ragazzi. Vediamo chi è il prossimo, Latias di tipo drago psico, 3510 punti lotta, mega Latias, eccolo qua, diventa viola, con sembra un aereo, drago psico, 4802 punti lotta per mega Latias. Eccolo qua, Heracross ragazzi, che devo dire che durante i raid, lo uso spesso io, dipende dal Pokémon che devo tirare giù, e ne avevo catturati parecchi in Brasile ragazzi quando sono stato là in vacanza, e quindi ne ho parecchi e sono riuscito a registrarlo al Pokédex. Di tipo Coleottero lotta, 3101 punti lotta, mega Heracross, un insettone qua ragazzi, non vedo l'ora di fare la sua mega evoluzione. Rimane il tipo Coleottero lotta, 4815 punti lotta, mega Heracross. Chi è il prossimo? Eccolo qua, Metagross acciaio psico, 3645 punti lotta, mega Metagross, diventa assurdo, anche qua pensate lo shiny ragazzi, acciaio psico, 4912 punti lotta, siamo vicinissimi ai 5000 raga. Eccolo qua, Latios, l'altro, il gemellino di Latias, anche lui e Latias, possibili shiny ragazzi all'interno del game, drago psico, 3812 punti lotta, mega Latios, diventa uguale a Latias, è molto simile ragazzi, mega Latias e mega Latios, molto simile anche la colorazione, chissà se shiny saranno anche uguali di colore. Drago psico C, ecco qua ragazzi, 5008 punti lotta. Arriviamo ai 5000, superati 5000. Assurdo ragazzi. Salamence ragazzi, immaginate i punti lotta. Drago volo, 3749 punti lotta, mega Salamence. Eccolo qua. Eccolo qua che anche lui si presenta in una maniera assurdo ragazzi, sembra quasi un robot. Un drago robot, tipo volante drago, 5032 punti lotta. Mega Salamence. Il prossimo è Tyranitar, un altro super Pokémon ragazzi all'interno del game, è molto molto utile e interessante, cioè all'interno del game se avete Tyranitar andate benissimo, soprattutto per i raid ragazzi, che è assurdo Tyranitar all'interno del game. Roccia buio, 3834 punti lotta, mega Tyranitar. Anche questo qua ragazzi lo devo avere, cioè mega Tyranitar, che sembra quasi sul petto la faccia di Pupitar ragazzi,
della prima evoluzione di Larvitar, Pupitar e Tyranitar. Sembra, ragazzi, però diventa veramente super incazzoso, quasi quasi un dinosauro, diciamo, di tipo roccia buio, 5348 punti lotta, Mega Tyranitar. Arriviamo a Garchomp, Garchomp, che faremo al GoFest, ragazzi, di luglio. Possiamo catturare, ci sarà Gible, la forma base di Garchomp, quindi possiamo trovarlo Shiny, lo rilasceranno? Cioè, è già stato rilasciato Shiny all'interno del game, però è molto molto raro da trovare, chiaramente. E al GoFest di luglio ne spawneranno veramente tanti, ragazzi, quindi ci sarà l'opportunità di trovarlo Shiny. Non vedo l'ora di fare Garchomp, Mega Garchomp Shiny. Garchomp di tipo Drago Terra, 3962 punti lotta. Mega Garchomp. Ma cosa diventa, ragazzi? Cosa diventa? Con delle sciabole al posto delle mani, delle zampe. Assurdo. Dietro sembra quasi quasi una pinna da pesce, Lo vedremo poi all'interno del game. Drago Terra, 5425 punti lotta. Mega Garchomp. Eccolo qua, un altro Pokémon molto molto utile all'interno del game. Rayquaza. Rayquaza, ragazzi, che shiny è nero. Assurdo, pure lì. Di tipo volante, drago, 3000. Eccolo qua, l'asterisco. Quindi all'interno del game sono state modificate le sue statistiche. Attenzione, ragazzi, 3835 punti lotta, che doveva essere il 100. Io purtroppo ho il 96 o 98% di Rayquaza. Fatemi sapere, allenatori, voi, se avete il 100% di Rayquaza, a quanti PL è arrivato. Qua dice 3835, ma penso prima dell'aggiornamento delle statistiche. Mega Rayquaza. Assurdo, ragazzi, assurdo, ma qua arriviamo a livelli veramente alti di tipo drago volante. Ma guardate i PL, ragazzi, i PL di Mega Rayquaza. C'è da 5000, neanche 5500 di Garchomp, Mega Garchomp, arriviamo a più di 6000, 6040 punti lotta Mega Rayquaza. Quindi chiaramente, ragazzi, chi poteva essere il più forte? Chi poteva essere? Avete votato prima, l'avete scritto nei commenti? Perché arriviamo a Mewtwo, raga! Mewtwo che arriva, eccolo qua, nel primo posto, perché praticamente è un Pokémon, però si classifica nei primi due posti della classifica. Eccolo qua, è praticamente il Pokémon più forte Mega Evoluto. E come viene spiegato, è come Charizard ha due Mega Evoluzioni. Eccolo qua, Mewtwo, di tipo psico, lo conosciamo come le nostre tasche, ragazzi, arrivava a 4178 punti lotta. Vediamo prima quello sotto, e cioè Mega Mewtwo X, ragazzi, Mega Mewtwo X, di tipo lotta psico, 6492 punti lotta. Assurdo, ragazzi, assurdo, Mega Mewtwo X. E vediamo sopra, cioè, che poi le forme sono bellissime, ma io tra le due devo dire che preferisco la Y, anche se la Y rimane solamente psico. Peccato, perché l'altra, la X, acquisisce anche il tipo lotta. Peccato, peccato, perché la Y è molto più figa, secondo me, e chiaramente anche più forte, perché avete visto, ragazzi, guardate i punti lotta. Parlano da soli, perché arriviamo quasi quasi 7000, ragazzi, 6803 punti lotta. Ma se sarà veramente così, raga, cioè sarà veramente il Pokémon che massacra tutto, cioè 6803 punti lotta, ma di cosa parliamo, raga, di cosa parliamo? Mega Mewtwo Y, eccolo qua, bellissimo. Ma quanti PL? Quanti PL? Allenatori, ma cosa abbiamo visto oggi? Cioè, ma che super, dobbiamo chiamarle super mega evoluzioni. Cioè, alcune veramente bellissime. Cioè, arrivano veramente strapotenti. E poi, cioè, hanno
delle icone, cioè diventano, si trasformano, hanno la trasformazione veramente super super bella. Ragazzi, staremo a vedere se nelle prossime settimane Niantic sparerà fuori un post, una news riguardante le mega evoluzioni, quando arriveranno, come arriveranno all'interno del game, che è la cosa più importante ora, per vedere se arriverà la pietra che appunto faceva mega evolvere questi Pokémon. Fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate e qual è il vostro Pokémon mega evoluto preferito. E per oggi, ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao allenatori!